primo impatto che io ho avuto quando siamo arrivati a girare, diciamo, il cuore del film, in questa location decisamente unica del nostro cinema, che è un tratto d'autostrada. One puts the freccia, the other one goes, and this one cannot go. I want to create a kind of blockage that we have in the background, okay? E avere la sensazione di quella pienezza di mezzi, di possibilità, è stato un impatto forte anche per me. E creiamo questa cosa, che abbiamo macchine che sono dietro la nostra hero car e che provano a uscire, altre che sorpassano, quelli che stanno dietro lampeggiano. Abbiamo bisogno di 4 secondi, 5 secondi. Vai, Angelangelo. Scusate, un attimo, pausa. Fate venire un attimo gli altri attori. Mi è piaciuto moltissimo mettermi nei panni di Viviana, tant'è che questa intervista la volevo fare così, lo sto capendo perché mi fate parlare in italiano, mettermi addosso questa qualità istintiva e passionale, esplosiva, è sicuramente molto divertente e molto liberatorio. Linda, sì. Vieni più attaccata alla rete se puoi, va bene, esci di campo, ok. Diciamo, la parte più interessante per me è stata la parte della cura e dell'amore che c'è tra questi due individui, per cui quanto più li vedremo mordersi e fare scintille e faville, tanto più sapremo che il loro amore è acceso e in azione. È arrivato con il Clive. Allora, io mi calmo, ma tu non mi provocare, eh? Che ti sta provocando? Bonnie e Clyde! Stop! Beh, a me diverte tanto che cominciare a lavorare con Andrea, perché con lui si fa il vero lavoro d'attore, cioè c'è una sceneggiatura, ma il più delle cose lo fa sul set. Fai così zero, fai... Spara, non ti preoccupare, tu spara sempre. Io sono particolarmente orgoglioso della mia italianità e sono convinto che si possa fare del cinema di una certa scala, parlando la nostra lingua, attraverso i nostri sforzi. Quello che trovo, non di inedito, ma di riscoperto in questa storia e in questa ambizione bella, giusta, di Andrea, di Stefano, della produzione, è quello di restituirci la possibilità di partecipare a un campionato nel quale ogni tanto noi stessi da soli decidiamo di giocare per la salvezza e non invece per la classifica. Stop!